Amici, ci troviamo nella cripta della chiesa di Rossazza con l'artista Carla Vallata, che ha allestito una sua mostra personale. Ora, mai luogo fu più adatto, Carla, perché sì, le sue opere sono colme di simboli spirituali e noi siamo sotto una chiesa stranissima sotto questo aspetto. La leggenda, la storia vuole costruita sotto dettatura spirituale, ma comunque sicuramente spiritica, ma sicuramente piena di simboli massonici, pagani, molto molto particolari, come tutte le opere peraltro di Federico Rossazza qua nel paese omonimo. E il suo percorso, che parte da lontano, quando ha iniziato a occuparsi di 35 anni fa. E nelle opere ci hanno colpito l'inserimento anche di articoli di giornale. Noi che ci occupiamo di comunicazione, questa cosa, questo tipo di collage non l'avevamo mai visto. Ma perché mi colpiscono certi articoli? Perché sono attinenti al tema che voglio trattare io, quindi temi sociali, temi politici che mi interessano, e quindi io ci metto qualcosa di mio e anche che sia chiaro il discorso, perché mi rimanga, insomma. E difatti sull'attualità abbiamo qui alle nostre spalle una nuova scultura, recente naturalmente, dedicata a Papa Francesco Bergoglio. E invece una cosa che invece riguarda il suo passato personale: a destra c'è un omaggio alla mamma e a sinistra un omaggio al padre. Sì. Una tessitrice e lui picapere, sì, cioè una famiglia biellese da pubblicità, cioè sì, nel senso che è l'archetipo della famiglia biellese. Ma sì, sì, mio padre non era di qui, comunque era venuto qua, aveva sposato mia mamma, sì. E facendo il picapere. C'è un'opera che qua presente, che ha piacere, che sintetizza il suo operato? Ma veramente sono tutte che parlano della stessa cosa. Si parla del discorso del per esempio, non so, io faccio vedere Wall Street, che è uno degli ultimi che ho fatto, che vede questa figura in croce, che poi sopra è rappresentato con un uovo, cioè la nascita, cioè ogni uomo che nasce, eccetera, e questi pesci mostruosi che mangiano i pesci piccoli, e Wall Street, questo è uno. Poi ce ne sono altri, La vendetta dei bambini di pietra, che è uno di questi coi collage, che questo l'ho fatto parecchi anni fa, molti, perché mi interessava l'articolo che parlava di questa storia, di queste mamme in Giappone che erano costrette ad abortire perché volevano far carriera, e poi comunque passato un certo periodo avevano dei pentimenti su questo, no? E attraverso questi pentimenti era nata un'industria di statue di pietra, che è un cimitero, non so, forse più di uno. Comunque questo giornalista parla di queste mamme che vanno a trovare i loro bambini mai nati nelle statuine di pietra, portano giocattoli, portano le letterine chiedendo perdono per non averti mai fatto nascere. Siccome io avevo il terrore di questa società che stava avviandosi verso, secondo me, una specie di distruzione e di valori, ho voluto fare questo collage.